Ciao, eccoci, eccoci, ciao, ciao, ciao. Oggi nuovo tutorial col giornale. E cosa facciamo oggi col giornale? Facciamo il classico cappello da muratore. No, non è tanto classico, perché questo cappello da muratore si trasforma in mitra vescovile. Ma andiamo al tavolo per il tutorial, e così sia. Eccoci al tutorial. Benissimo, al tavolo più comodo, soprattutto quando si deve maneggiare un giornale. Per fare la mitra vescovile, o meglio il cappello che si trasforma in mitra vescovile, si deve usare un foglio di giornale intero. Io ho preso il giornale più grosso che c'è in edicola in Italia, Il Sole 24 Ore. Si prendono queste quattro pagine, non l'avete trovato, così il foglio piegato come normalmente, si tiene la parte chiusa, la bordatura, la costolatura, così verso lontano da voi, e verso di voi invece tenete la parte che si sfoglia, la parte che si apre. Se ce l'avete dritto così, lo piegate in due, così da fare la piega anche in mezzo, così avete un riferimento, perché bisognerà prendere i due angoli e portarli in mezzo, i due angoli estremi, e portarli in mezzo, così a formare questo triangolo, e poi piegate bene. Ecco qua, così, voilà, così. Poi piegate questa parte rettangolare, diciamo, in due, quindi uno e due, così, ok? E fino a qua è facile. Poi si gira il giornale, lo giriamo dall'altra parte, dalla parte opposta, e questi due lati estremi li portiamo al centro, li pieghiamo verso il centro, quindi così, ecco qua, così, voilà, uno e due, ecco qui, ok? L'avete fatto? Benissimo. Poi qua si piegano i due angoli per dargli più robustezza, più forza, più per farlo tenere un po' di più. Ecco, quindi facciamo tipo, ecco, un angolo così e un angolo così. Ok, guardate, vi faccio vedere da vicino l'angolo e l'angolo. Ok. Poi piegate a metà. Ok, fino a lì. E poi di nuovo in su, così. Ecco fatto. E fino a qua ci siete, giusto? Benissimo. Poi la punta, la cima del triangolo, lo portate sotto a tutte le piegature, così. Tac. Così, ecco qua. Proprio così, così, ecco, così. Via. E a questo punto il più è fatto. Tac! E il cappello da muratore o da soldato americano della seconda guerra mondiale, il tenente. Buongiorno, è arrivato il tenente! Ecco, è fatto. Può essere anche un cappello da festa, ma il bello è che se tiriamo fuori la punta, ecco così, diventa la mitra vescovile. E così sia. Che ne dite? Provateci. Poi fatemi vedere
i vostri risultati. Ciao e al prossimo tutorial. Ciao!